Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, non posso lodarvi perché vi riunite insieme non per il meglio ma per il peggio. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi e in parte lo credo. È necessario infatti che sorgano fazioni tra voi perché in mezzo a voi si manifestino quelli che hanno superato la prova. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno, infatti, quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto e così uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno «va» ed egli va e a un altro «vieni» ed egli viene e al mio servo «fa questo» ed egli lo fa». All'udire questo, Gesù lo ammirò. E volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Forse il riconoscimento più commovente della povertà della nostra preghiera è fiorito sulle labbra di quel centurione romano che un giorno supplicò Gesù di guarire il suo servo malato. Egli si sentiva del tutto inadeguato, non era ebreo, era ufficiale dell'odiato esercito di occupazione, ma la preoccupazione per il servo lo fa osare e dice: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito». È la frase che anche noi ripetiamo in ogni liturgia eucaristica. Dialogare con Dio è una grazia. Noi non ne siamo degni, non abbiamo alcun diritto da accampare. Noi soppichiamo con ogni parola e ogni pensiero, però Gesù è la porta che ci apre a questo dialogo con Dio, questa vicinanza di Dio che ci apre al dialogo con Lui. Un Dio che ama l'uomo. Noi non avremmo mai avuto il coraggio di crederlo. Ma come mai Dio ama me se non avessimo conosciuto Gesù? La conoscenza di Gesù ci ha fatto capire questo, ci ha rivelato questo.